Allora, stavo leggendo un po' in tutti i quotidiani, sia online che cartacei, gli ospedali sardi in crisi, la regione apre le porte ai medici cubani, c'è questo bando per il reclutamento appunto di medici e infermieri stranieri, l'obiettivo ovviamente è colmare le carenze degli organici, però la domanda, come si dice, nasce spontanea, perché il numero chiuso per gli italiani aspiranti medici e porte aperte ai medici stranieri, non per accela con loro, per carità, cioè è un qualcosa che non mi torna, no? Sì, effettivamente, guarda, ho fatto qualcosa di simile legato al calcio stamattina per pensieri supplementari, ve lo troverete nell'ambito della nostra programmazione. Non si capisce perché noi vediamo sempre i nostri professionisti, i nostri studenti, i nostri ragazzi arrivare poi dopo rispetto a tutti gli altri. Allora, qui è necessario cercare di capire la ragione, se ci sono delle ragioni solamente normative o se ci sono delle ragioni formative, cioè se il difetto è nella formazione, quindi nel riconoscere medici coloro che studiano in Italia e sono italiani, o se la difficoltà è appunto nell'apparato burocratico l'assunzione di medici italiani, che deve essere fatta secondo un determinato criterio. È qui che emerge la nota. Di sicuro c'è un aspetto, che nell'ambito dei medici in Italia c'è una grandissima difficoltà dei giovani medici ad imporsi rispetto a quello che possono fare anche andando loro stessi in un altro paese. Cioè, io so di ragazzi che partono una volta laureati in Germania e compagnia cantante, e se per caso sono laureati in chirurgia, non è che vengono tenuti da una parte per decenni alle spalle di un medico chirurgo datato, chiamiamolo così, o famoso, ma laddove sono capaci vengono immediatamente messi nella condizione di lavorare. Quindi c'è qualcosa che non va, o ripeto, nel giudicare, nel formare i ragazzi e tenerli per troppo tempo sotto formazione e non abilitarli immediatamente a quello che è il ruolo, oppure se c'è una difficoltà è proprio nell'immissione in ruolo, perché altrimenti non si comprende questo arrivo. Sembrerebbe che comunque sia, per poter fare una cosa di questo tipo, ci sia una carenza di medici sardi, italiani, e anche questa a me sono stranissima. Tra l'altro questa cosa è riconducibile quando arrivano i giocatori stranieri in Italia, no? La stessa cosa. No? Bravo, è quello che ti dicevo nel pezzo che ho fatto oggi. Sono andato a vedere le classifiche di rendimento del campionato di promozione, dei campionati di promozione d'eccellenza, e scopri, soprattutto nel girone C, che i primi 10 cannonieri sono tutti italo-argentini. Allora, non metto in dubbio né la professionalità né la qualità di questi calciatori, ma metto in dubbio il fatto che sia del dilettantismo. Cioè, questi calciatori vengono in Italia, vengono in Sardegna solamente per giocare al calcio. E quando vengono solamente per giocare al calcio non si può più parlare di dilettantismo. E quindi il dilettantismo in quanto organizzazione dovrebbe porsi il problema di qual è la ragione, anche perché se andiamo a vedere i numeri relativi alle scuole calcio scopriamo che sono frequentatissime dei nostri ragazzi che amano il calcio almeno inizialmente, ma poi lo abbandonano, ci sono pochissimi che continuano, e per contro ci sono quei giocatori sardi formati magari 20 anni fa che continuano a segnare. Il caso emblematico è quello di Gianluca Siazzo, che quest'anno ha fatto 11 gol giocando pochissimo in termini di minuti e che ha 47 anni. A proposito di calcio, andiamo a parlare un po' della primavera di Cagliari, dalla primavera del Cagliari, ma soprattutto di questo ragazzo di 20 anni che il Cagliari ha prelevato dal Pescara. Tra l'altro lui è arrivato, centrale difensivo, è arrivato a 4 giornate dalla fine e ha subito convinto, e anche molto, con le proprie prestazioni, addirittura ha segnato 4 gol. Tra l'altro le sue vittime sono anche illustri, perché ci sono stati anche Juve e Inter, quindi un ragazzo che insomma per lui si prospettano degli scenari importanti. Tu lo conoscerai sicuramente, questo Davide Veroni. Sì, fa parte di quel gruppo di calciatori che arriva a Cagliari, e anche da questo punto di vista stiamo un po' nella stessa logica di prima. Arriva a Cagliari ancora primavera, ancora nel settore giovanile, ma che fa parte di quegli acquisti che poi sono proiettati alla prima squadra. Cioè, giocatori come lui, giocatori come Kurfalidis, giocatori come Lella, non sono cresciuti nel settore giovanile del Cagliari. Cioè, non è che sono dal Cagliari da quando erano
Pulcini o esordienti, e poi hanno fatto le diverse tappe. Sono calciatori che vengono acquistati alla soglia della primavera, per fare in modo che possano fare la primavera e poi approdare alla prima squadra, ma vengono acquistati per la prima squadra, quindi non dobbiamo meravigliarci se un acquisto per la primavera possa essere di questo valore, perché sennò sarebbe veramente uno scempio se io vado ad acquistare un giocatore della primavera per la primavera e poi questo giocatore non vale gli altri giocatori. Deve necessariamente essere superiore per poter giustificare il fatto che io ho comprato un giovane. Da questo punto di vista la nostra meraviglia deve essere contenuta. Io preferisco, permettimi anche in questo caso, da paladino del calcio dilettantistico, da paladino del calcio sardo, da paladino dei nostri ragazzi, perché insegno da tantissimi anni, il futuro dei bambini a me è stato posto nelle mani già da quando avevo 21 anni, quando iniziavo nella scuola. Mi piace invece ricordare un giocatore cresciuto in Sardegna che è veramente molto molto forte e che in questo momento mi pare sia infortunato, ma che veramente ha dei numeri da straordinari, si chiama Carboni, viene dal Sassarese, è un giocatore di grandissima qualità e anche lui sta facendo grandi numeri. Insieme a tanti altri della primavera, perché è vero che Veroli sta facendo dei grandi numeri, ma come lui ce ne sono tanti altri. Anche altri acquistati come lui precedentemente, non cresciuti nel vivaio, Lo stesso capitano Palomba è un giocatore che merita attenzioni. Per chiudere, Vittorio, ieri l'amichevole tra Tarros e Cagliari, a parte il risultato 9-0 per il Cagliari, doveva essere una festa, e festa è stata, ma proprio festa nel vero senso della parola. C'era anche il gruppo folcloristico, tutti per Ranieri, tutti per i giocatori, più di 1500 persone che hanno assistito alla partita, anzi a questa festa. Cioè, gli orista, come dicevi tu ieri, poi d'altronde, no? Che gli oristanesi sono rosso-blu. Sì, gli oristanesi sono rosso-blu e questa è una grandissima terapia per tutti i giocatori del Cagliari. Perché oltre a questo discorso che tu hai fatto, ce n'è un altro che va fatto. Cioè, d'accordo, tu stai consegnando il Cagliari a Tarros, in questo caso, alla Tarros, comunque ad Oristano, e stai consegnando quindi una festa ai tifosi. Ma c'è il ritorno dei calciatori che vivono questa festa e si rendono conto finalmente di che valore ha la maglia del Cagliari. Che è l'altro aspetto che pian piano il presidente Giulini ha capito, è che Ranieri li ha fatto definitivamente decollare, perché era già almeno un anno che il presidente Giulini pensava a questa cosa, poi era trattenuto dal fatto che il momento non era positivo, che la squadra non andasse bene, compagnia cantante, quando invece secondo me anche questi gesti fatti nel momento in cui la squadra non va bene, cioè il tentativo di dimostrare che comunque si è legata la gente, poteva essere utile. Ranieri ha fatto del tutto decollare questo principio e nel momento in cui porta i suoi ragazzi ad Oristano non li porta solamente per far felice Oristano, chiaramente questo è il primo obiettivo, ma li porta anche per far capire a Viola che cos'è il Cagliari, per far capire a Millico che cos'è il Cagliari, per far capire a tutti i giocatori che sono arrivati negli ultimi anni e che non hanno mai vissuto la Sardegna da lì dentro, cosa significa vestire la maglia del Cagliari. Quindi un duplice obiettivo, quello di ottenere la felicità della gente e unire la squadra alla gente, perché Cagliari è della gente a livello emotivo, e contemporaneamente insegnare ai giocatori che cos'è il Cagliari. Tra l'altro tu questo l'hai sempre detto, l'attaccamento alla maglia, come l'ha detto poi Ranieri appena arrivato a Cagliari, appunto, no? L'attaccamento alla maglia è una cosa importantissima. Va bene, Vittorio, io ti ringrazio, parole al massimo con Vittorio Sanna, torna domani sempre alle 7:40. Sta andando bene questa nostra rubrichetta, Vittorio, lo sai, da tempo. L'abbiamo semplicemente dato una cornice diversa, ma andava bene già prima. Sì, andava bene la prima, però adesso gli abbiamo dato appunto un titolo, una cornice diversa. Grazie, Vittorio, domani mattina. Ciao, buona Massimo. Giornata. Ciao.